Si chiuderanno alle 20 i seggi per l'elezione del presidente della provincia di Salerno. A votare tutti i consiglieri dei 158 comuni della provincia. Due i candidati in lizza, Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio ed esponente del centro-sinistra, e Roberto Monaco, sindaco di Campagna e candidato del centro-destra. Un voto con l'incognita affluenza, viste le prese di posizione di alcune forze politiche che hanno indicato la strada dell'astensione. Ma io credo che occorra sempre esprimere le proprie opinioni pur nell'ambito di una normativa che ha ristretto molto la partecipazione al voto sottraendola al popolo, però non credo che disertare sia la risposta più corretta, più giusta, più legittima. La provincia come la vede insomma nel futuro? Da migliorare sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto proprio della spinta amministrativa di cui hanno bisogno i territori. Sono d'accordo con Roberto che bisogna partecipare indipendentemente da tutto, esprimere la propria opinione, quindi invitiamo a votare prima di tutto. Il progetto del centro-sinistra puntava fondamentalmente all'abolizione, però se adesso la situazione è questa, è chiaro che il governo nazionale, indipendentemente da chi c'è, dovrebbe prendere delle decisioni più radicali. Quali le prime emergenze da affrontare, le prime questioni? Ma sicuramente quella dei rifiuti, il ciclo integrato che deve essere più regolare, attuare il piano regionale dei rifiuti, ma poi ovviamente le scuole, le strade, che sono i problemi che ogni sindaco deve affrontare quotidianamente. Un grande piano di sicurezza, ponti, tunnel, strade, scuole, attraverso la collaborazione stretta della provincia, la collaborazione stretta del mondo accademico ed universitario, attraverso la collaborazione del genio civile, degli ex partecipanti alle autorità di bacino, tutti insieme devono far convogliare il proprio sapere per monitorare, al di là delle risorse, che sarà un secondo argomento, monitorare il territorio sotto l'aspetto di un unico grande piano di sicurezza che deve partire dal mettere in campo innanzitutto le priorità, partendo da quelle poi ai livelli superiori, regione, Stato ed Europa, occorrerà rintracciare le risorse. Ma il lavoro che farò io se dovessi diventare presidente è proprio questo, avvicinare di più questo ente che è ancora importante, perché è una grande stazione appaltante, si stanno facendo tanti lavori importanti, tra cui le grandi opere, riavvicinarlo di nuovo ai cittadini, anche tramite gli amministratori, tramite gli enti, tramite i sindaci, i consiglieri che oggi sono chiamati a votare. Quindi io voglio dare maggiore territorialità alla pubblica amministrazione e alla politica.